Poi altre due, la scienza dura, il materialismo agnostico. Agnostico vuol dire di Dio non si parla, non ci si chiede, chi se ne frega, abbiamo la scienza, andiamo avanti con quello. Vedete, ho messo due mani che tengono il mondo, anche quella è una roba che qua forse è un pochettino snobbato, però guardate che ce l'abbiamo dentro, l'idea che noi dobbiamo metterci e trattare bene il mondo, noi che noi possiamo fare qualcosa per il mondo, che noi abbiamo la responsabilità, è un'idea che viene da quel tipo di filosofia agnostica. Ultimo, New Age, spiritismo, lì c'è un indiano col telefonino, un fricchettone a suo modo. Spiritismo, psichismo, cioè l'idea che appunto ci sia un mondo, al di là di questo mondo, che ha una realtà indipendente, ma in qualche modo non materiale, ma ha una realtà a sé, separata. Quindi l'idea che si possa passare da questo mondo a quello. Qualcuno ha detto prima, quando poi ritorni, come se ci fossero due mondi in collegamento. E allora lo spiritismo può arrivare a dire che è tutta illusione, che il vero mondo è quello, ok? E quindi gli spiriti possono entrare e uscire, giustamente, no? Attenzione che tutti questi si collegano. Gli spiriti possono entrare e uscire, può essere Dio lo spirito e l'uomo il pezzettino di collegamento. Il nichilismo alla Nietzsche può diventare tranquillamente un materialismo. E il materialismo della scienza dura si è legato benissimo con il cattolicesimo, quindi sono tutte robe che vanno insieme, non sono separate. Qua ho messo un pezzettino di un filmato, però non faccio in tempo a farlo vedere, perché vabbè, era un filmato di un film Altered States, la storia di John Lilly, e ci sono due cose interessanti, ve le dico, faccio prima. Lui, che è uno che da giovane aveva visioni, poi il padre muore nella sofferenza, lui abbandona Dio e perde le visioni e si dà alla psichiatria. E negli anni 60, anche lui, camera di deprivazione sensoriale, DMT, finiva il filmatino con loro, con questa psichiatra da prima di Basaglia, quindi messa malissimo, tutte macciate, eccetera, con i cosi, i recettori qua attaccati, i rivelatori elettrici, gli abbiamo dato di metiltriptamina a fare effetto in 2 minuti. Che cosa senti? Sento come se Gesù avesse toccato il mio cuore. Questa era la fine del filmato, ma purtroppo è così. Allora, un'altra roba, oltre a per capirci un pochettino, oltre alle esperienze con gli enteogeni, cioè queste esperienze appunto le troviamo ovunque. Anche in altri stati di qualcuno ieri ne parlava, una signora che mi ha detto in sala operatoria mia mamma, dopo che l'hanno operata, non so quando, anni 70 si usava ancora la chetamina, poi hanno smesso perché i pazienti si lamentavano del tunnel di luce, dell'esperienza fuori dal corpo, e quindi hanno detto vabbè, si usa ancora in pediatria perché i bambini non si lamentano, e in veterinaria perché gli animali non si lamentano. Lei vedeva, ma sì, mia mamma in effetti mi diceva, ma ammazza quei ragni, quanti hanno magari visto un bad trip, via i ragni, no? Come si vedono i ragni? Come si vedono i Gesù Cristi e non qualcos'altro? Come mai anche le altre cose che riportiamo hanno delle forme, delle strutture riconoscibili, cioè appunto la luce, le forme. Qualcuno ha provato negli anni 30 a catalogarle, Levin, un bellissimo compendio, di far vedere le forme proprio, i mandala, i triangoli, i cerchi e tante altre cose, appunto chi vede gli atomi, poi dipende dalla cultura a cultura, qua si vedono gli atomi, si vede l'energia, la danza cosmica, magari da un'altra parte si vedono i San Giorgio nel Santo Daime o altre robe del genere. Ok, questo qua è l'errore da cui partiamo, poi andiamo veloce nella soluzione, ovviamente sarà quella che è l'esposizione. 600, Cartesio, un appassionatissimo di medicina e di filosofia, andava a rubare i morti nei cimiteri perché non si poteva asquartare il morto neanche. E ha detto due cose importantissime. Uno, ok, la materia da una parte e la mente dall'altra. Ok, la mente ovviamente era Dio per lui, però bisognava dare inizio alla scienza. Quindi bisognava separare le cose che potevano dire i preti dalle cose che dovevano dire gli scienziati.
la mente separata dalla materia, lui ha anche inventato gli assi cartesiani, che sono quelli che ci hanno permesso lo sviluppo della matematica che ha secolarizzato il mondo poi. E lui aveva detto, secondo me la mente e la materia sono in comunicazione solo nell'uomo, in questo universo, perché Dio e il mondo sono uniti nell'uomo e sono uniti in questa ghiandolina, che è l'unica ghiandolina in mezzo al cervello che non è divisa, non è stereo, tutto il cervello è stereo, tranne questa pallina che è mono e produce un sacco di cose, tra cui DMT, lui li chiamava spiriti, questi spiriti che il cervello può mandare. E vabbè, poi oggi c'è con la ayahuasca soprattutto c'è un grande fermento sulla ghiandola pineale, la pinealina che produce e tutte le... ho letto adesso in una roba nuova alchimia, la pinealina è un allucinogeno che il cervello produce per farci vedere la vera realtà. Sentite che casino di errori rispetto a quei quattro. Ok, io quello che vi propongo è l'ecologia della mente. È un termine molto effetto, in realtà nel Novecento si chiama la teoria dei sistemi. Lo studioso che ho studiato io la chiamava così, anche per fare un po' più di effetto. Allora, da dove si arriva? Una piccola parentela. Lui è figlio di William Bateson, quello che lo chiamavano il paladino di Mendel, cioè ritrova gli scritti di Mendel e dice qua c'è la scienza futura della vita. Che Mendel era morto senza che nessuno li avesse usati sti scritti, perché poi erano frati. Coglie la parola genetica. Era molto amico di Thomas Huxley, che era il mastino di Darwin, cioè quello che difendeva Darwin contro la teologia vittoriana, quando non si poteva dire, quando ancora la mente era dall'alto e ha creato tutto dall'alto, gli angeli, gli uomini, gli animali, gli infusori, la materia inanimata. E loro erano lì a dire, cacchio, aspettate, tutto al contrario, c'è la materia inanimata che crea gli infusori, le piante, l'uomo e chissà che cos'altro, però la mente bisogna studiarla al contrario, dal basso verso l'alto. Figlio di Thomas Huxley e Aldous Huxley, come coglie il termine agnostico lui, è lui che si è inventato la parola agnostico, oltre a difendere Darwin contro i preti diceva, noi siamo agnostici. Il figlio di questo Huxley è Aldous Huxley, quello del Brave New World e delle porte della percezione, amico di Gregory Bateson, figlio di Bateson della genetica. Questo è l'ambiente un attimino. Cosa vuole fare la ecologia della mente, la teoria dei sistemi? Vuole trovare dei fondamenti per riattaccare la mente, per continuare a studiare la mente in questo modo, dal basso verso l'alto, ma arrivando a una conoscenza, legandola alla conoscenza scientifica. Lì c'è una piccola roba, i dati, le nozioni esplicative, ansia, evoluzione, io, finalità, archetipi, coscienza, come ci ha detto Marianna, la scienza è ben lontana da utilizzare questi in modo da collegare questo a quella che è la vera conoscenza scientifica di cui ci facciamo religione noi, ci facciamo verità, che è di tutt'altra forma, la matematica, la logica, le leggi di conservazione della massa, la termodinamica, la teoria dell'informazione, robe pallosissime che difficilmente possiamo usare veramente per giustificare le nostre vite, anche se diamo sempre una veste scientifica alle nostre tesi. Ovviamente di là stanno filosofia e religione. La filosofia di base di questo è che l'uomo, e quindi lo spirito in generale, sia natura. Quindi vediamo il pensiero sistemico e che sia forma, anticipo un attimo. Arriva nel XX secolo con Cannon, un fisiologo, quello che trova l'adrenalina, tra l'altro, e Darwin. Ma la cosa interessante è tante parti interagenti che si muovono insieme, una regola le altre, fanno un sistema. Allora avevamo detto, guardate che è una roba semplice, una roba matematica, non c'è finalità, non c'è scopo nel fatto che io prendo una cosa. Alla fine, vabbè, e la teoria dice, ok, questi sistemi sono atomi, insieme diventano molecole, insieme diventano tessuti, interagendo diventano organi, organismi, famiglie, società, nazioni, ecologie, biosfera. Nasce la teoria di Gaia, che è un organismo vivente, no? Si vede che regola tutto, come noi regoliamo i zuccheri nel sangue, l'ossigeno, aumentando questo, elevando questo, anche la Terra fa tutto questo. Quindi adesso parliamo di Gaia senza sapere che sto Locke aveva notato che ci sono proprio dei processi fisiologici sul pianeta. Allora, diciamo questa idea in poche parole. Per avere un pensiero sistemico, cioè pensare la mente legata alla natura, quindi lo spirito in maniera naturale, ci sono dei tabù
cioè che è facile, se leviamo questi riusciamo ad andare sulle linee del pensiero sistemico. La mente uguale energia, questo è una delle cose che diciamo sempre, no, perché lì sentivo un'energia, e cose, eccetera, è arrivato lui, ho proprio sentito l'energia psichica che controlla la materia. Questo è un errore, vuol dire mettere la mente fuori dal mondo, quindi vuol dire che la mente non è più natura, se è un'energia, perché la materia è energia, è uguale a MC2, ok? Noi sappiamo benissimo che la scienza dei sistemi ci dice tutt'altro, il sistema non è materia, è forma, cioè io sono Matteo, perdo le cellule ogni tanto, sempre, dalla mattina alla sera, tra 7 anni avrò perso tutte le particelle materiali che ho adesso e ne avrò altre, sarò sempre Matteo, è la forma in cui la materia si è disposta da fare me, ok? Non è la materia, quindi non è l'energia, non c'entra niente. Una nazione, l'Italia è sempre l'Italia, dopo 70 anni circa sono morti tutti, ma è sempre l'Italia, non c'entrano i pezzettini materiali che compongono la forma, ok? Un altro errore è la mente e il progetto, lo scopo. Adesso quel che ha detto Guarnaccia oggi, che ci ha detto benissimo la rivolta delle piante, vediamo la mente, lo vediamo come scopo, no? Quindi siccome vediamo anche nel DNA tutto questo orchestrare di parti, da qualche parte deve esserci qualcuno che ha progettato, questo è una roba che ci trasciniamo dai monoteismi, facciamo ancora fatica, anche pensieri anticlericali alternativi, allora qualcuno ha buttato il DNA sulla terra, perché non è possibile, che non capiamo come la materia possa essere spirito, possa ordinarsi come vita. E questo è un altro, se state dicendo qualche cosa in cui c'è lo scopo dietro da qualche parte disegnato, lo facciamo anche quando nella politica dobbiamo vedere le ditte farmaceutiche che controllano, i potenti che mandano l'LSD, non capiamo come la forma possa venire da sé, senza una mente che la progetti, ma in realtà la scienza della natura ci dicono, ci spingono a fare questo, questa dovrà essere la prossima filosofia. Come sopra così sotto, l'unità dei fenomeni, l'analogico contro il digitale, queste sono altri, diciamo, must di questo pensiero, che si collega all'agnosticismo in qualche modo, il pensiero nomade, estetico, alla Nietzsche. L'unità di tutti i fenomeni, la scienza ci porta a guardare i fenomeni separati, questi tanti oggetti staccati, invece quando e la logica, il nostro modo di pensare dal 600 ci porta a vedere invece la religione, la union mistica, ci riportano al fatto che invece è tutto uno, ok? E pensando che è tutto uno, appunto la mente non può essere fuori, non può essere un'altra realtà, se no non è tutto uno. Questo è un altro. Sì, sono precetti, ovviamente anche queste sono filosofie, anche queste sono idee, però diciamo che è l'idea della scienza naturale della mente. Ecco, la cibernetica, niente, velocemente ha trovato delle regole matematiche per spiegare questi comportamenti senza dover vedere uno scopo. Molto semplicemente l'hanno fatto con i nervi e con il caccia. Hanno trovato la matematica per quando si muove un oggetto, il missile intelligente la riesce a intercettare con una formulina matematica, se non c'è bisogno di un progetto, di una mente interna. Vado un po' veloce, allora, tipi logici sono un'altra delle cose che la cibernetica usa per percezione, azione, categorie, significati, archetipi, valori, principi, ultimi. Li ho messi a triangolo, ma attenzione, chi ha avuto la percezione, chi ha letto di filosofia o di altre cose del genere, o ha avuto la percezione di questa rete di forme, questa regola, questa matematica perfetta, sa che non è fatto così, non è a piramide, è a frattale, è un raggio che va in tutte le direzioni, i conti tornano in tutte le direzioni, non in verticale. Però questo per semplificare, per dire che noi organizziamo il pensiero, si può fare in tipi logici, ok? Questo è un'altra, è uno dei precetti di queste nuove teorie sistemiche. Ora vorrei farvi vedere come cercano da tutt'altra parte, cioè quindi con la forma, la forma del pensiero, con la logica, per avvicinarsi alla matematica, ad andare a beccare il pensiero senza dover beccare la materia. Vediamo, ci provo in 3 minuti.